Benvenuti a tutti nel salotto dell'Opinionista News. Oggi abbiamo di nuovo con noi le business coach Francesca Caputo e Michela Canova. Benvenute ragazze. Grazie Sabrina, buongiorno a tutti. Ciao Sabrina, ben trovata, grazie. Grazie a voi. Allora, voi siete le ideatrici di questo format che sta andando alla grande, si chiama Imprenditori che cambiano e aiutate gli imprenditori a cavalcare il cambiamento. Esattamente. Esatto. Il cambiamento, tra l'altro, è uno stimolo per gli imprenditori. Deve essere uno stimolo per gli imprenditori, non una paura, diciamo, di affrontare magari qualcosa di diverso giornalmente, perché succede giornalmente. E avete messo a punto un metodo molto concreto che si chiama Business Roadmap che aiuta gli imprenditori in questo percorso. L'altra volta abbiamo spiegato in che cosa consiste questa Business Roadmap, quindi invitiamo le persone ad andare a guardare la puntata precedente. Ma adesso io voglio focalizzarmi su un aspetto perché ne stanno nascendo parecchi di percorsi formativi, ce ne sono tanti in circolazione, quindi spiegatemi perché la Business Roadmap è diversa da qualunque altro percorso di formazione. Intanto grazie per la domanda Sabrina, sicuramente è un percorso diverso perché non è un percorso di formazione, come dicevi tu che ce ne sono davvero tanti, è un percorso di coaching la cui differenza è proprio l'affiancamento pratico e concreto e quindi lavoriamo insieme all'imprenditore e al suo staff. E c'è una grossa differenza perché in genere nella parte di formazione che noi amiamo, facciamo anche, pratichiamo anche su noi stesse, c'è un aspetto che è un po' più teorico, no? Poi quindi tu sei in un'aula, anche online, acquisisci una serie di informazioni e poi ti ritrovi, da solo a dover mettere in pratica le informazioni che hai acquisito. E spesso queste informazioni non sono sempre complete, magari hai, seguito un corso per un pezzettino di un puzzle che invece è un puzzle un po' più complesso. Quello che invece noi abbiamo pensato proprio vedendo quello che c'è a disposizione è che serviva invece una mappa completa che non fosse solo un trasferimento di informazioni, ma che fosse un lo facciamo insieme. E quindi questo aiuta a mettere a terra una strategia, a svilupparla in maniera concreta. Sì, esatto. Tra l'altro la parola formazione noi la usiamo assolutamente in questo modo, perché nella business roadmap c'è sia una parte, diciamo, di formazione, diciamo, per un metodo di azione all'interno dell'azienda. Quindi c'è sia la parte di formazione sia la parte di azione. Questo percorso di coaching, di affiancamento all'imprenditore, dura 5 settimane. Cioè, questo è un aspetto molto importante perché alle volte uno pensa, caspita, quanto tempo impiegherò? E sappiamo benissimo che gli imprenditori hanno ben poco tempo. 5 settimane, Francesca. Sì, Si esatto, cinque cambiano da settimane così a così. perché ogni tappa, come dire, è una tappa che facciamo una volta alla settimana e quindi per cinque occasioni e in 5 settimane c'è un vero e proprio stravolgimento perché alla fine di questo percorso quello che avviene è ottenere un modello di business che è rinnovato, no? Perché inizi con quello che hai e quindi il tuo punto, diciamo, d'arrivo e poi facciamo una serie di cose insieme, per cui alla fine il modello di business è completamente rinnovato. E non solo, ma c'è anche un piano di marketing, che è un piano d'azione chiaro e definito, che segna la direzione, no? La strada futura di tutte le azioni da implementare. Sì, diciamo che la cosa importante che si fa in queste 5 settimane è la costruzione di una strategia, in realtà, che è basata su quelli che sono i numeri che ci sono attualmente e l'obiettivo che si vuole raggiungere. Quindi si mettono insieme appunto i vari step che danno poi il metodo anche per poter raggiungere quello che è l'obiettivo. E soprattutto
Lavoriamo tanto anche sulle KPI, quindi ci diamo comunque dei numeri che sono quelli che poi ci danno l'idea se diciamo di come sta andando il processo che è stato avviato, che ci dicono appunto lavorando anche sulle KPI per raggiungere l'obiettivo se si sta andando nella direzione giusta o se magari appunto bisogna ottimizzare alcuni punti. E poi ovviamente terminate queste 5 settimane, c'è poi un lavoro ulteriore che l'imprenditore può scegliere di fare sempre insieme a voi. Sì, perché in realtà il team nostro è un team un po' particolare, come spesso diciamo noi, perché è composto da business coach e da tecnici specializzati in tutto quello che è il mondo online. Quindi per chi dopo la business roadmap volesse un aiuto nei tecnicismi e sull'uso del web, noi abbiamo a disposizione un team che è super verticalizzato, in grado di sviluppare qualsiasi strumento necessario, però gli strumenti arrivano dopo, quindi arrivano dopo aver fatto una parte strategica che è fondamentale e che va anche rifatta ciclicamente perché le cose cambiano, no? Esatto, il cambiamento effettivamente è continuo e quindi la strategia va rivista con il metodo che peraltro noi diamo e insegniamo con la business roadmap, che poi può essere logicamente rifatto periodicamente. Quindi, con la business roadmap, ve lo dico così come lo leggo nel libro, cosa ottieni? Tre cose. Innanzitutto una strategia messa a terra, quindi magari tante cose in testa che un imprenditore può aver pensato, può aver elaborato, che però sono rimaste ancora nella testa, vengono messe letteralmente a terra e quindi in pratica. Un piano di marketing, perché poi la strategia va sviluppata, implementata con delle azioni concrete. E quindi il piano esattamente guida, no? Su quali sono i prossimi step da svolgere. E la cosa, se vuoi, più bella di tutto questo è il modello di business rinnovato e quindi poter avere, come dire, un po' un vestito nuovo, ecco, mettiamola così. Michela, quanti Sì, è il vestito. imprenditori hanno già adottato il vostro metodo o quanti ne avete già aiutati? Parecchi, parecchi e in settori diversi, tra l'altro, perché non abbiamo un settore standard, ma il metodo che abbiamo creato io e Francesca, in base a quelle che sono le nostre esperienze lavorative, è proprio, diciamo, non è dedicato ad un unico settore, ma a più settori che ci possono essere nel business, però è per gli imprenditori che cambiano, perché noi questo l'abbiamo specificato, nel senso che la nostra diversità è proprio questa, cioè il mindset dell'imprenditore deve essere quello di avere un mindset aperto al cambiamento e con la voglia effettivamente di magari lasciare uscire un po' anche dalle zone di comfort proprio per adattarsi a quelle che sono le modifiche che è giusto fare nel business per quelli che sono anche proprio i cambiamenti di business. E l'abbiamo detto l'altra volta, non tutti gli imprenditori sono aperti al cambiamento, anzi, per molti di loro il cambiamento è uguale a un problema. Questo momento di crisi può essere vissuto come un cambiamento e come un'opportunità, quindi un guardare oltre, il mettere il cuore oltre l'ostacolo, come spesso si dice. Beh, assolutamente, poi nelle crisi ci sono sempre anche delle opportunità. Noi abbiamo visto diversi casi di imprenditori e di aziende che hanno colto anche delle opportunità interessanti in questo 2020. Però, un po' come dicevamo l'altra volta, cambiamento non deve essere per forza un grande cambiamento. Molto spesso accadono delle cose all'interno dei settori e dei mercati, poco per volta, però se non si ha questa capacità di seguire, di ascoltare e di capire come si stanno muovendo le tecnologie, le abitudini dei consumatori, le nuove esigenze, si rischia di rimanere indietro e quindi meno competitivi, non al passo, con i tempi. Magari questo non lo si, cattura immediatamente, però poi quando questa cosa magari viene a galla,
potrebbe essere un po' troppo tardi. Quindi il nostro lavoro, il nostro intento, tutta la nostra filosofia è proprio dietro questo concetto di dire anticipiamo i tempi, no? Accorgiamoci prima, andiamo a vedere cosa serve alla gente, che cosa vuole veramente il tuo cliente, questo sia nel B2B che nel B2C, facciamoci delle domande, interroghiamoci, analizziamo, guardiamo le cose, affrontiamolo questo cambiamento, non nascondiamoci anche se fa un po' paura e insieme si può fare, insomma, con un percorso strutturato, si può arrivare a presentarsi in una modalità che è un po' più attuale. Quindi voi siete sempre sul pezzo, sempre a scovare l'ultima novità, l'ultima particolarità. Ma diciamo che siamo molto attente proprio a quelli che sono i cambiamenti di mercato e quelli che sono anche appunto gli adattamenti che un business deve avere per riuscire a soddisfare quelli che sono i bisogni dei clienti, che comunque sono sempre in evoluzione, cioè quindi quella che è la necessità del cliente finale cambia e anche magari nello stesso settore, nel tempo, delle piccole modifiche o delle piccole attenzioni che vanno a creare, diciamo, una soddisfazione da parte del cliente, diciamo, maggiore, sono importanti e sono, fra l'altro, da capire, da attivare e da monitorare per vedere appunto qual è il plus che si può dare appunto con il cambiamento che si fa, che si effettua. Francesca, ci racconti magari un caso, ovviamente senza entrare nel dettaglio, insomma, tuteliamo la privacy, no? Di un imprenditore che ha fatto quel click. Ma di casi ce ne sono diversi, tra l'altro sono raccontati nel libro che tu la scorsa volta ci hai permesso di presentare, quindi insomma per quello ti ringrazio, anzi guarda te lo mostro perché oggi te ne ho portato anche una copia, quindi questo è il libro di cui parlavamo la scorsa volta. Sicuramente ci sono dei casi dove si può trasformare anche un business come la costruzione edile, quindi siamo nell'ambito dell'edilizia, in un brand. E in questo caso abbiamo creato un brand che si chiama Primavera in Casa perché l'obiettivo è proprio quello di portare un clima all'interno dell'appartamento, come se fosse sempre primavera, attraverso però una soluzione che è il cappotto termico che isola l'ambiente. Quindi si può fare tanto, no? Partendo anche da qualcosa di molto tecnico, come appunto un isolamento termico, fino ad arrivare a esprimere attraverso un brand anche quello che è lo scopo dell'azienda, che non è solo il business, cioè il business è uno strumento, profitto è uno strumento attraverso il quale si può avere un impatto anche nella società. E devo dire che Primavera in Casa è uno di quei brand che esprime al meglio questa cosa, no? Quindi l'attenzione verso i cambiamenti climatici, davvero un'attenzione nei confronti dell'ambiente e delle future generazioni, insomma, del pianeta che lasceremo, saremo in grado di lasciare a chi verrà dopo di noi. Michela, sono tanti i brand che avete già contribuito a creare, vero? Sì, sono in settori diversi, quindi in quello che può essere il settore alimentazione, piuttosto che c'è una pasticceria che ha più sedi e che sta sviluppando proprio quella che è la propria differenza. Cioè, ce ne sono, cioè, nel settore animali, ce l'abbiamo, appunto, abbiamo svariati brand, sì, un po' in tutti i settori. Ecco, e qual è il feedback che vi arriva dagli imprenditori? Beh, diciamo che la. È una Scusa. grande consapevolezza, forse fa. Adesso ti lascio fare, vai, vai. Sì, no, è verissimo. Cioè, alla fine della business roadmap, quando ci viene detto, ah, finalmente ho capito qual è la direzione che devo prendere, che cosa devo fare dopo, e anche a volte in che ordine fare le cose. Perché tanto spesso da quella formazione, dalle letture che dicevamo prima, il rischio è di avere la testa affollata di informazioni e di non sapere in che ordine quindi mettere in pratica le cose. E invece noi abbiamo voluto fare un'operazione di chiarezza e di concretezza che porta, diciamo, ad una maggiore
consapevolezza. Di conseguenza, riuscire alla fine di un percorso a dire: ok, ora so dove devo andare per davvero fare un passo in avanti, no? Uno sviluppo. Beh, questo è quello che ci gratifica naturalmente di più. Siete un po' le fate madrine di tanti brand. Tutti i Sì, piccoli cioè figli, anche. no? Mi incluso. Esatto. Anche nel digitale, nella telefonia, c'è questo ecosistema digitale appunto che abbiamo creato per questa società che è un operatore telefonico e è nel settore telefonia da tanti anni. Quindi davvero appunto nascono questi brand, cioè in base a quello che vediamo e viviamo insieme all'imprenditore nel fare i vari passaggi appunto delle 5 settimane. E emerge proprio appunto, nasce proprio anche il nome. Del brand, nello specifico, quello sì, è una cosa che ci piace molto, anche quando facciamo partire poi il post, diciamo una volta che abbiamo fatto la strategia nelle 5 settimane, quando parte poi la action, quindi magari delle campagne, l'attività online o quelli che sono appunto nella strategia, sono emersi come attività da fare, ecco, questo è proprio il bello di vedere come nasce, come procede, diciamo, il brand. Per noi sì, perché sono veramente tutti dei piccoli pezzettini di cuore che ci mettiamo. Ma c'è un caso che vi ha emozionato più degli altri? Domanda Ce ne sono. difficile. Quando hai tanti Sì. figli, poi non è facile scegliere, perché se fai preferenze. Magari quello più complicato. Oddio, diciamo che ognuno ha la sua particolarità, quindi nel senso non è che diciamo, oh, questo è semplice, nel senso c'è anche questa cosa, anche se nel senso magari non è un problema di crisi, ma è proprio magari anche un'azienda che sta lavorando e sta lavorando positivamente, ma magari vuole aggiungere un altro brand, eccetera. Quindi non sono mai dei casi che dici, ah, ma sì, questo qui è una passeggiata. Cioè, sono tutti dei casi dove mettere effettivamente attenzione su quelli che sono i punti chiave per poterlo comunicare nel modo corretto, quello sì. Quindi effettivamente dirne uno in particolare, no, io sono Difficile. affezionata a tutti. Sì, è difficile. Io forse ti posso solo menzionare una delle ultimissime cose, perché poi 2020 è stato molto impattante, soprattutto per chi lavora nel settore dei viaggi. E nel 2021, quindi nonostante l'anno così difficile, abbiamo realizzato un brand per un tour operator che ha davvero tanto investito nel seminare per rendersi pronto per quello che sarà quando si potrà riprendere a viaggiare. Quindi, sai, lì se vuoi la responsabilità anche che senti è tanta, perché sai che è un'azienda che è ferma da tanti mesi, quindi naturalmente sei molto coinvolto in questo. Francesca, l'hai fatto vedere prima il vostro libro, Imprenditori che cambiano. È Vuoi uscito da... vederlo? Certo. Eccolo. Ed è uscito da pochissimo questo libro e condensa quella che è la vostra esperienza nel settore, il vostro metodo di lavoro, la business roadmap. Quindi noi metteremo ovviamente anche il link per andare a scaricare il libro e poi inseriamo anche il link per chi invece vuole andare direttamente ad entrare nel mondo business roadmap, quindi a iniziare questo coaching in affiancamento. Grazie Sabrina, senz'altro. Grazie, volentieri. Bene, allora noi ci rivediamo ancora, quindi il nostro è un arrivederci e grazie ancora per essere state miei ospiti. Grazie Sabrina, grazie a te. A Ciao, presto. grazie. E noi ci vediamo come sempre dal lunedì al giovedì, ore 18, in salotto. Ciao!